Nell'immaginario collettivo, il nome di Mamoru Oshii è legato alla sua carriera di regista di film d'animazione come Ghost in the Shell, Pat Labor the Movie e La Mo Beautiful Dreamer. Quasi tutti i film per cui è famoso sono tratti da anime, manga o romanzi non creati da lui, su cui però Oshii ha saputo imporre una cifra stilistica tutta sua, piegando personaggi, concept e universi alle proprie inclinazioni per portare avanti un percorso personale anche al rischio di alienarsi fan delle opere originali. Oshii in generale non è un regista che fa molte concessioni al suo pubblico o ai suoi produttori, e probabilmente è per questo che, nonostante il riconoscimento universale ricevuto da alcuni dei suoi film, rimane tuttora un regista di nicchia, lontano dall'essere sulla bocca di tutti, come invece succede per suoi colleghi come Hayao Miyazaki. Prova di questo è il fatto che pochi sanno che la produzione di Mamoru Oshii si estende ben al di là dei suoi film d'animazione, e che include decine e decine di incursioni in altre forme d'espressione, come il cinema e live action, il teatro, i manga, la saggistica, la radio e i romanzi. Queste opere offrono un ritratto inedito di Oshii, spesso persino contraddittorio rispetto a quello che abbiamo imparato a conoscere guardando i suoi film d'animazione. Tematiche e pensieri sono spesso affini, ma all'austerità e all'equilibrio di film come Ghost in the Shell o Pat Labor, Oshii alterna un'esuberanza e una comicità completamente inedite, così come spesso sono inediti i soggetti di queste storie basati su universi e personaggi completamente suoi. E tra i lavori più rappresentativi di quest'altra faccia di Mamoru Oshii ci sono sicuramente due saghe da lui create che ha portato avanti per una grossa porzione della sua vita e che sono per lui un qualcosa di molto personale: la Kerberos Saga e la Tachikuishi Saga. Tra le due, la Kerberos Saga è sicuramente la più famosa, nonché quella che ha avuto più incarnazioni. Si tratta di un progetto multimediale che si è articolato in film, spettacoli radiofonici, manga e romanzi. Tutte queste opere sono ambientate in una realtà in cui la storia del XX secolo è andata diversamente rispetto a come la conosciamo. In questa realtà alternativa, la Seconda Guerra Mondiale ha portato il Giappone a essere occupato non dagli Stati Uniti d'America, come è accaduto nella nostra realtà, ma dalla Germania. Le manovre economiche attuate per risollevare la nazione dalla sconfitta hanno poi portato a un aumento della disoccupazione e della criminalità a Tokyo, e il governo giapponese ha istituito quindi un'unità di polizia speciale, soprannominata Kerberos, per aumentare la sicurezza della capitale. In tutta risposta, le proteste si sono fatte sempre più violente e organizzate, e il conflitto con le forze dell'ordine è evoluto in una vera e propria guerriglia urbana. Con il passare del tempo, il corpo dei Kerberos ha acquisito sempre più potere e indipendenza, attirandosi l'antipatia di alcune fazioni al governo e soprattutto dell'amministrazione e della polizia locale. Alla fine, sfruttando anche la pessima immagine che il corpo si è fatto agli occhi dell'opinione pubblica per via degli atti terribili di cui si è macchiato in più occasioni, il governo decide di smantellare l'unità dei Kerberos. Questa è la miccia che scatena l'evento cardine di tutta la saga, la rivolta dei Kerberos. L'unità si rifiuta infatti di essere smantellata e tenta un colpo di stato, ma viene respinta e cessa definitivamente di esistere. Questo, per sommi capi, è il background di tutte le opere della saga. Come è facile intuire dal nome, i Kerberos sono protagonisti della saga. Il loro nome è un chiaro riferimento al Cerbero, il cane a tre teste a guardia degli inferi, richiamato sia dal loro emblema che dal casco della loro armatura, la cui forma ricorda il volto allungato di un cane. Chi conosce un minimo Mamoru Oshii sa quanto la figura del cane sia ricorrente nei suoi film, e la Kerberos Saga è dove ha sviluppato e reso centrale questa figura per la prima volta. Nelle vicende di questo universo è possibile vedere diversi paralleli con la realtà storica e politica del Giappone degli anni 60 e 70, e più nello specifico con i movimenti di alcune frange della nuova sinistra giapponese e movimenti studenteschi che si opponevano al trattato di mutua cooperazione e difesa tra Giappone e Stati Uniti d'America. Oshii ha avuto esperienza diretta dei tumulti di quegli anni e usa questa saga per rielaborare i pensieri e i sentimenti che ha maturato su quel periodo di grande tensione e idealismi. Ma soprattutto, Oshii con la Kerberos Saga prova a sondare l'animo delle persone che hanno vissuto quegli anni, ribaltando però la prospettiva e guardando non a quei movimenti, ma a chi vi si opponeva. I Kerberos sono delle figure che hanno scelto di rinunciare alla propria identità per rimettersi completamente all'autorità del governo giapponese. Sono dei Seigugi a guardia di un ordine che è in realtà un caos infernale. Uomini e donne dalle incredibili capacità fisiche e mentali che cercano una realizzazione di sé nell'essere fedeli ai propri padroni. Sotto la minacciosità delle loro armature e la ferocia delle loro azioni si nascondono quindi delle creature dall'io fragile,
che dipendono dagli ordini di qualcun altro per sopravvivere. È per questo che la rivolta dei Kerberos è un evento così cardinale nella mitologia della saga, perché rappresenta il trauma di un cane fedele che perde il proprio padrone. Secondo Oshi, i Kerberos sono dei perdenti e la loro storia è la tragedia di un branco di cani con un pessimo padrone. L'opera più famosa di questa saga è sicuramente Jinro, il film d'animazione uscito nel 2000, ma la Kerberos saga ha avuto in realtà inizio a metà degli anni 80. In quegli anni Oshi doveva realizzare un video promozionale incentrato su Shigeru Chiba, un attore che in quegli anni era soprattutto famoso come doppiatore di anime. I due si erano conosciuti ai tempi in cui Oshi era il regista dell'anime di Lamu e Chiba doppiava il personaggio di Megane. Ed è proprio uno dei suoi vecchi episodi di Lamu che dà Oshi l'ispirazione per quello che sarà il primo tassello della Kerberos saga. Nella storia che compone la coppia di episodi 105 e 106 di Lamu, il personaggio di Megane indossa un'armatura disegnata da Yuji Moriyama per essere una parodia dei costumi dei Super Sentai, i Power Rangers giapponesi. Per il cortometraggio con protagonista Chiba, Oshi decide di riprendere l'idea di una parodia dei Super Sentai e fa realizzare un nuovo design a Yutaka Itsubuchi, mecha designer che in quegli anni muoveva i primi passi e che da lì a poco sarebbe diventato uno dei più influenti dell'industria dell'animazione giapponese. Itsubuchi, ispirandosi all'estetica nazista su consiglio di Oshi, realizza così il minaccioso design dell'armatura dei Kerberos, sicuramente l'elemento più iconico dell'intera saga. Oshi è sempre più preso dal progetto, coinvolge quindi Kazunori Ito, sceneggiatore fidato con cui collaborerà su Patlabor e Ghost in the Shell, e insieme espandono sempre più l'idea iniziale. Alla fine, quello che doveva essere un cortometraggio pubblicitario diviene un vero e proprio lungometraggio. Nel 1987 esce nei cinema giapponesi The Red Spectacles, primo film della Kerberos saga, nonché primo lungometraggio live action che vede Mamoru Oshii alla regia. Un mese prima dell'uscita, Oshii registra anche uno spettacolo radiofonico intitolato While Waiting for the Red Spectacles, un prequel promozionale del film che non è purtroppo mai stato tradotto in inglese neanche amatorialmente, ma che ci dà almeno un'indicazione del desiderio di Oshii di volersi esprimere in più forme artistiche senza limitarsi all'animazione e al cinema. The Red Spectacles è sia l'inizio che la fine della Kerberos saga. Il film si apre con l'ultimo atto della rivolta dei Kerberos e con la disperata fuga di Koichi, unico scampato all'arresto, che promette di tornare per salvare chi è rimasto indietro. 3 anni dopo, Koichi è nuovamente a Tokyo, intenzionato a trovare i suoi compagni e rimettere in sesto l'unità dei Kerberos, ma ad attenderlo trova una città alienante e inospitale, e una squadra del governo contraddistinta dall'emblema di un gatto, pronta a braccarlo. Persino i suoi compagni di una volta sembrano aver perso qualsiasi speranza e sono scesi a compromessi con il governo pur di sopravvivere. Dopo la prima scena a colori, che sembra la tragica conclusione di uno show tokusatsu mai esistito, The Red Spectacles passa a un bianco e nero dai toni seppia da cui viene fuori tutta la passione per il cinema europeo di Oshi. L'idea di fare una parodia di un Super Sentai è stata invece accantonata a favore di una pastiche del genere noir utilizzata per rappresentare l'ostilità di una città in cui domina la disillusione politica. Koichi, tornato per ribaltare gli eventi di 3 anni prima, si ritrova contro non solo la legge ma anche un sentimento generale di resa nei confronti dello stato delle cose. Non è rimasto più nessuno a voler combattere la battaglia che era tornata appositamente per guidare. Con l'andare avanti del film, le vicende si fanno però sempre più surreali e frammentate, alternando serio e faceto in modo continuo e improvviso. Koichi, impermeabile occhiali da sole, viene introdotto come l'eroe invincibile tornato a casa per raddrizzare i torti, ma questa sua invincibilità viene prima gonfiata al paradosso e poi messa in ridicolo, mentre viene sballottato da una parte all'altra, sottomesso in interrogatori assurdi e continuamente tradito da chi si professava suo amico. E così tutto il film si trasforma in una distruzione, pezzo per pezzo, della figura del suo protagonista e di ciò che vorrebbe rappresentare. Koichi, in quanto ex Kerberos, sente di incarnare un ideale di giustizia e di fedeltà per cui vale la pena di combattere. A contrapporsi a lui c'è la figura del gatto, la cui immagine appare ovunque e il cui verso accompagna l'arrivo delle persone che gli danno la caccia. Il gatto rappresenta invece l'individualismo e il rapporto di convenienza instaurato con il potere. Ma la realtà dei fatti è che Koichi ha un'idea di sé e dei suoi ideali che non ha riscontro con la realtà. Un'illusione in cui la differenza tra bene e male è netta e che lui e i suoi compagni si erano costruiti per giustificare le loro azioni. La missione che Koichi si propone è quindi il gesto disperato di una persona incapace di risvegliarsi da un sogno che si è cucito addosso per non affrontare la realtà.
In netta controtendenza con lo stile che svilupperà nella sua carriera da regista d'animazione, Oshii gira The Red Spectacles dando libero sfogo alla sua vena comica. Il film è una tragedia raccontata attraverso il buffo e il farsesco e con una comicità fisica e visiva assurda. La regia di Oshii compone immagini suggestive, giocando con luci e ombre e una scenografia spoglia ma estremamente funzionale nel ritrarre una Tokyo spettrale. Sono immagini che poi puntualmente scompone con momenti ridicoli, nonsense o puramente sperimentali. È un film che non sta mai fermo e Shigeru Chiba, l'attore protagonista, dedica anima e corpo per stargli dietro, alternando la compostezza dell'eroe hard-boiled a una recitazione più caricaturale che sembra imitare i personaggi degli anime che è solito doppiare. Altro pezzo fondamentale del film è la colonna sonora di Kenji Kawai, storico collaboratore di Oshii che ha realizzato le musiche di quasi tutti i suoi film e che qui accompagna alla perfezione i cambiamenti continui di regista. Confeziona anche un team principale del film che rimane stampato nelle orecchie e sembra uscito direttamente da un vecchio poliziesco o un film di Yakuza. The Red Spectacles è quindi un film che parte da un genere, quello del noir, che è solito glorificare in qualche modo il proprio eroe e lo contamina con la commedia e un surrealismo che ne smonta qualsiasi intento celebrativo. Uno dei temi più cari all'autore, il rapporto tra sogno e realtà, si articola proprio in un contesto metanarrativo in cui il film, e il genere di cui fa la pastiche, è una finzione nella finzione, un gioco di scatole cinesi in cui momenti di comicità no sense rappresentano le crepe che svelano l'inganno. The Red Spectacles è un film enigmatico e avant-garde con cui Oshii racconta il destino di chi affida la propria realizzazione a un'illusione che non esiste. Quello che rimane alla fine dell'unità Kerberos sono solo gli occhiali rossi, i Red Spectacles del titolo, che evocano nella mente il casco della loro armatura. Ma di quello che effettivamente rappresentava quell'armatura non è rimasto più niente, e quegli occhiali non sono nient'altro che un simbolo svuotato di ogni significato. Ai tempi, Mamoru Oshii non aveva realizzato The Red Spectacles con l'intenzione di farne una saga, e visti gli incassi, poco incoraggianti, era anche improbabile che lo diventasse. Nonostante ciò, un editor di nome Kazuya Shiori vide del potenziale nel design dell'armatura indossata dall'unità Kerberos, e contattò Mamoru Oshii per chiedergli di realizzare un manga incentrato su di essa. Oshii accetta, e nasce così Kerberos Panzer Cop, l'opera che è un po' la pietra fondante di tutto questo universo nato quasi per gioco. I disegni vengono affidati a Kamui Fujiwara, mangaka conosciuto in Italia per opere come Dragon Quest, l'emblema di Roto e Unlucky Young Man, il cui stile, soprattutto in quest'opera, ricorda quello di Katsuhiro Otomo, anche se Fujiwara ha affermato di non essere stato influenzato dall'autore di Akira, ma di aver avuto semplicemente le stesse influenze. Kerberos Panzer Cop è un prequel di The Red Spectacles ambientato durante gli anni di attività dell'unità Kerberos. È in quest'opera che Oshii delinea diversi aspetti di questo universo alternativo, come il background storico e sociale che nel primo film era stato solamente accennato. Il manga si compone di una serie di episodi slegati che esplorano la psicologia di diversi membri dell'unità speciale, mentre in parallelo vengono raccontate le diverse macchinazioni politiche che accadono dietro le quinte dell'amministrazione di Tokyo e che porteranno allo scioglimento e alla rivolta della squadra Kerberos di cui avevamo visto l'esito in The Red Spectacles. Rispetto a quel primo film, i toni del manga sono molto diversi. Oshii si era appassionato in quegli anni ai romanzi di Daisuke Sato, autore che in Italia è conosciuto principalmente per aver sceneggiato il manga di High School of the Dead, ma che in Giappone è noto anche e soprattutto per aver scritto romanzi che ruotano attorno al tema dell'ucronia e delle battaglie militari. Da qui Oshii prende l'idea per la storia alternativa della Kerberos Saga e per l'impostazione a metà tra la fantapolitica e l'azione militare con cui scrive questo manga. Se Red Spectacles era quindi più surreale e sperimentale, Kerberos Panzer Cop adotta invece una narrazione più asciutta e realistica che meglio si sposa con lo stile di disegno di Fujiwara. Anche qui, oltre al tema politico, è centrale la figura umana rappresentata attraverso la simbologia del cane, e il ruotare di protagonista in protagonista per ogni storia permette a Oshii di analizzare i Kerberos da più angolazioni diverse. Non mancano inoltre le apparizioni di alcuni dei personaggi conosciuti in The Red Spectacles. Kerberos Panzer Cop fu serializzato in due parti, la prima dal 1988 al 1990 e la seconda dal 1999 al 2000, per un totale di 13 capitoli raccolti prima in due e poi in un volume. La pausa tra le due parti fu dovuta prima a un'interruzione per problemi finanziari dell'editore che pubblicava la serie
e poi ai diversi impegni di Oshii negli anni 90. In Italia questo manga non è stato mai pubblicato, mentre in America la Dark Horse portò la prima parte con il titolo di Hellhound Panzer Corps in una serie di spillati del 94. Da allora la serie non è mai stata ristampata o completata in inglese, e al momento è abbastanza irrecuperabile per il pubblico occidentale, visto che non si trova completa neanche in traduzione amatoriale. Nonostante l'insuccesso di Dread Spectacles e il fallimento della casa editrice che lascia in sospeso Kerberos Panzer Cop per qualche anno, Oshii riesce comunque a trovare un produttore per il secondo film della Kerberos saga. Tutto nasce da una casa di produzione thailandese che gli propone di realizzare un adattamento live action di Gyver, il popolare manga di Yoshiki Tanaka. Per motivi che non sono noti, il progetto salta e gli sforzi produttivi vengono dirottati su una sceneggiatura originale di Oshii, un prequel di The Red Spectacles. Quando esce nei cinema giapponesi nel 1991, il film per motivi commerciali viene intitolato Kerberos Watchdog of Hell, ma per l'uscita in un video Oshii riesce a far ripristinare il titolo originale del film, che è anche quello con cui è al momento conosciuto, ovvero Stray Dog Kerberos Panzer Cop. L'inizio del film ci riporta nuovamente agli eventi della rivolta dei Kerberos di cui avevamo visto la conclusione nella prima scena di The Red Spectacles. Ancora una volta vediamo la fuga di Koichi, ma stavolta il punto di vista è quello di Inui, uno dei suoi sottoposti più fedeli rimasto indietro a combattere la battaglia disperata contro le istituzioni. 3 anni dopo, Inui viene scarcerato per buona condotta e, sentitosi tradito dall'abbandono di Koichi, decide di rintracciarlo per vendicarsi. Una soffiata da un misterioso benefattore lo conduce in Thailandia e lì farà l'incontro di Tang Mie, una ragazza che come lui è stata abbandonata da Koichi. Insieme gireranno per la nazione alla sua ricerca. Con questo prequel, Oshii adotta una direzione completamente diversa da quella usata per The Red Spectacles. Della comicità fisica e surreale di quel primo capitolo rimangono poche tracce, diluite in un film invece lento e riflessivo. Il parallelo tra i Kerberos e i cani si fa qui perno centrale di tutto il nucleo tematico del film. Inui, abbandonato da quello che considerava il suo padrone, diviene un cane randagio che vaga senza meta, mentre vive dentro di sé un conflitto tra il desiderio di trovare un'altra persona che lo accudisca e la diffidenza per gli esseri umani dovuta alla sua esperienza. L'odio che esprime per il suo ex capo è solo una facciata dietro cui nasconde il dolore per essere stato abbandonato. Inui non cerca veramente una vendetta su Koichi, ma vuole chiedergli il perché di quell'abbandono. Un cane però non ha i mezzi per comprendere la complessità delle ragioni del suo padrone e non può far altro che fidarsi ciecamente di lui. Anche dinanzi alla volontà di quest'ultimo di abbandonarlo, l'unica cosa che il cane sa fare è domandargli ora, senza di lui, cosa dovrebbe fare. Chiedergli, insomma, un ultimo ordine. Nel modo con cui tratta il tema della relazione tra cane e padrone, Oshii crea agli occhi dello spettatore un'ambiguità a cui non sembra esserci risposta. Fino alla fine non è infatti chiaro a chi si è realmente rivolto il suo interesse. Sta usando i cani per parlare degli esseri umani o sta usando gli esseri umani per parlare dei cani? C'è più di un momento nel film in cui lo spettatore viene completamente immerso nel punto di vista di un cane, tra cui alcune scene in cui la telecamera vaga per i vicoli di Taipei con uno sguardo dal basso, seguendo Tang Mie come fosse la sua padrona, e il dubbio è proprio che Oshii non stia mettendo in scena una dinamica che sia metafora delle relazioni umane, ma che stia invece proprio tentando di studiare ed esprimere i sentimenti e la coscienza di un cane. Quel che è chiaro è che Oshii non condanna Inui per la sua incapacità a evadere da questa dinamica di cane e padrone, esattamente come non condannerebbe un cane per questo. È invece partecipe della sua sofferenza per essere stato abbandonato, consapevole che l'unica sua colpa, se di colpa si può parlare, è di essersi affidato a un pessimo padrone. Stray Dog è un film molto contenuto in tutti i suoi aspetti, anche nella durata. Tutti i suoi sforzi sono incentrati sul comunicare sentimenti che sono pochi e semplici, ma allo stesso tempo incredibilmente vasti. Mentre fotografa un'incredibile Thailandia, prima urbana e poi rurale, che ci trasporta in un passato senza tempo, Oshii cattura lo smarrimento di un cane randagio. Prima ha un livello emotivo, tramite le tante sequenze prive di dialoghi in cui l'atmosfera è dettata unicamente dalla telecamera e dall'incredibile colonna sonora malinconica di Kenji Kawai. E poi ha un livello teorico, con brevi ma incisivi dialoghi esplicativi, come se Oshii stesse prendendo appunti di quanto appena sperimentato. Il risultato è un film tanto riflessivo quanto essenziale, la fatalità della storia di un cane che non riesce a far altro che essere fedele al proprio padrone, fino alla fine.
Esattamente come il suo predecessore, Stray Dog non è un film di successo, ma Oshii continua a essere interessato a esplorare il mondo della saga. Finito il suo lavoro sul secondo film di Pat Labor, viene convocato a un meeting con lo sponsor Bandai e decide di portare un proposal per una serie animata OAV tratta dal manga Kerberos Panzer Cop, scritta e diretta da lui. Bandai però aveva altri progetti per lui e in quel meeting lo spiazza con la proposta di realizzare un lungometraggio ispirato al manga Ghost in the Shell di Masamune Shirow. Comunque, Bandai prende in considerazione anche la proposta di Oshii, che negli anni però evolve in una maniera differente. Un film d'animazione, e non una serie OV, scritto da Mamoru Oshii, ma diretto da Hiroyuki Okiura, uno degli animatori più talentuosi dello studio d'animazione Production IG, nonché collaboratore fidato di Oshii. Nasce così Jinro, Uomini e Lupi, l'opera più famosa della Kerberos saga. Inizialmente il film doveva essere un adattamento della prima parte, l'unica uscita allora, del manga Kerberos Panzer Cop, ma Okiura non era veramente interessato a quel tipo di storia, e chiese a Oshii di scrivere una vicenda inedita per il film, ispirata sia al manga, ma che girasse attorno a un uomo e a una donna. Richiesta che Oshii accontenta, mescolando alcuni spunti del manga con un intreccio inedito e adattando il proprio stile a quello di Hiroyuki Okiura, confezionando quindi una sceneggiatura ancora una volta diversa rispetto a quella dei film precedenti. Jinro, terzo film della saga, è ancora una volta un prequel dei capitoli che lo hanno preceduto. Il film è ambientato prima dello scioglimento dell'unità Kerberos, negli anni in cui il conflitto tra le forze dell'ordine di Tokyo e le cellule terroristiche rivoluzionarie della setta è al suo climax, e si apre proprio con la repressione di una rivolta popolare sfociata in atti di terrorismo. Durante l'operazione, Fuse, la recluta Kerberos protagonista, si trova faccia a faccia con una ragazza che trasporta congegni esplosivi e, preso alla sprovvista dalla determinazione a morire che vede nei suoi occhi, esita e non riesce a spararle prima che si faccia saltare in aria. Fuse sopravvive grazie alla sua armatura, ma viene giudicato inadeguato al servizio e rimandato al campo di addestramento. Ancora scosso dalle azioni di quella ragazza, Fuse cerca di esorcizzare l'evento facendo visita alla sua tomba, dove fa la conoscenza di Kei, la sorella maggiore, con cui finisce per instaurare una relazione sentimentale, avvenimento che mette in moto una serie di macchinazioni politiche da cui dipende il futuro dell'unità Kerberos. Nelle mani di Hiroyuki Okiura, la Kerberos saga abbandona gli eclettismi con cui Oshii aveva sperimentato in The Red Spectacles e Stray Dog, e si muove al contrario verso uno stile più equilibrato e distaccato che invece del surreale insegue la concretezza di un film live action, attraverso una esasperata ricerca del realismo nell'animazione, non solo passando per una rappresentazione grafica realistica degli esseri umani, ma anche con una ricostruzione monumentale del Giappone del secondo dopoguerra, che si articola sia nella cura per i fondali che nella vivacità della rappresentazione della vita quotidiana dei cittadini di Tokyo. In un modo che è quasi paradossale, Jinro esprime la potenzialità dell'animazione non piegando la realtà alla fantasia, ma costruendo una finzione che potrebbe essere la realtà. Questa ricerca è spezzata unicamente dalle fugaci manifestazioni oniriche della turbe psichica di Fuse, che proprio in virtù di questo realismo arrivano improvvise portando con sé il peso tangibile della tragedia che preannunciano. Jinro è la storia di una narrazione già scritta. In occasione di un capitolo della saga di cui non avrebbe avuto il totale controllo, Oshii decide di mettere da parte le riflessioni sulla figura del cane, che erano diventate centrali soprattutto in Stray Dog e nel manga Kerberos Panzer Cop, per introdurne invece due nuove, quella del lupo e quella di Cappuccetto Rosso, ispirate ovviamente alla fiaba popolare europea. Cappuccetto Rosso è una storia di inganno e corruzione dai chiari sottotesti sessuali e dai ruoli ben definiti, che contaminata dal contesto realistico in cui Oshii sceglie di adattarla perde di significato, perché la sua morale diviene inadeguata a descrivere quello che i due protagonisti vivono nel film. Fuse e Kei sono ovviamente gli interpreti del lupo e di Cappuccetto Rosso, ma di scena in scena continuano a scambiarsi i ruoli di preda e predatore fino a che il parallelo con la fiaba smette di avere senso dinanzi alla complessità degli interessi in gioco. Entrambi finiscono invece per diventare vittime di un ruolo e una narrazione che viene forzata su di loro. Anche se possono sembrare dei cani, i lupi sono ben diversi. Il loro istinto è più aggressivo e il loro animo molto meno docile. Non sono fedeli né a un padrone né a un ideale, ma a un branco di loro simili con cui lottano per la sopravvivenza.
Fuse sente di aver trovato il suo posto nel mondo rinunciando alla propria umanità per calarsi nei panni del lupo e affidarsi al branco e al suo istinto. Ma è un attimo di esitazione a interpretare la sua parte che dà il via al film e che apre la possibilità di evadere dalla narrazione in cui è immerso. Kay, a sua volta, si porta dietro il peso delle scelte fatte in passato e il desiderio di scomparire e ricominciare la propria vita altrove, di diventare qualcun altro. La loro relazione sentimentale sembra l'occasione giusta per consumare le armature di ferro che li tiene intrappolati in quello che sono. Ma è solo un'illusione, un altro capitolo di una storia scritta da qualcun altro di cui loro sono solo dei personaggi senza libero arbitrio. Perché che scelgano il sentiero degli spilli o quello degli aghi per la loro fuga d'amore non ha importanza. L'esito della storia è sempre quello. Il lupo mangia Cappuccetto Rosso, anche se non ha alcun senso. A differenza dei suoi predecessori, Jinro ha un discreto successo ed è l'unico film della Kerberos saga che ha raggiunto una notorietà mainstream. La sua fama, oltre a una storia più convenzionale, è anche dovuta all'essere uno degli ultimi, se non l'ultimo vero e proprio, grande progetto dell'industria giapponese realizzato quasi totalmente in animazione tradizionale, con oltre 80.000 cells utilizzati. Il traino di Jinro permise anche la pubblicazione tra il 99 e il 2000 dei 6 capitoli che compongono la seconda parte del manga Kerberos Panzer Cop di Oshi e Fujiwara. In questi capitoli viene finalmente raccontata per intero la rivolta dei Kerberos, l'evento topico della saga a cui tutte le altre storie alludevano. Mamoru Oshii torna sulla Kerberos saga nel 2003 sceneggiando un manga intitolato Kerberos Rainy Dogs. Ai disegni troviamo questa volta Mamoru Sugiura, uno degli artisti che aveva lavorato come assistente di Fujiwara sul manga precedente. La storia di Rainy Dogs è ispirata a quella che era l'idea originale di Mamoru Oshii per il film Stray Dog. In quel film il protagonista doveva infatti essere Koichi, ma i diversi impegni che aveva Shigeru Chiba in quegli anni gli resero impossibile essere presente sul set in Thailandia per il tempo necessario alle riprese di un intero film. Oshii quindi creò i personaggi di Inui e Tangmie per sostituirlo nel ruolo del protagonista e ridusse il numero di scene in cui era richiesta la sua presenza sul set. Rainy Dogs riprende quell'idea iniziale ed è quindi ambientato subito dopo la rivolta dei Kerberos vista nel precedente manga. Scappato all'arresto, Koichi parte per la Cina alla ricerca di un compagno, Kurosaki, che lo ha abbandonato. Né Inui né Tangmie fanno una loro apparizione e il manga è principalmente una collezione di storie episodiche che raccontano i diversi incontri e gli eventi a cui Koichi assiste mentre viaggia per la Cina alla ricerca di Kurosaki. I disegni di Mamoru Sugiura sono molto meno realistici e dettagliati di quelli di Fujiwara, e con il suo stile impreciso e sgraziato segna un netto distacco con il precedente Kerberos Panzer Cop. Anche il design dell'armatura Kerberos è piuttosto diverso e presenta dei tratti canini ancora più accentuati. Purtroppo, anche Kerberos Rainy Dogs non è mai arrivato in Occidente e non si trova neanche in una traduzione amatoriale. Nel 2006 è il turno di altre due incursioni di Oshii nella sua Kerberos saga. La prima è Kerberos Panzer Jäger, uno spettacolo radiofonico che racconta per la prima volta nel dettaglio in che modo la Seconda Guerra Mondiale si è svolta diversamente nell'universo della Kerberos saga. Nel 2010 Oshii riscriverà poi la storia in forma di romanzo, pubblicato sempre con il titolo di Kerberos Panzer Jäger. Entrambe le versioni sono, ancora una volta, completamente inedite in Occidente. L'altra incursione nella saga nel 2006 Oshii la fa attraverso un manga disegnato nuovamente da Mamoru Sugiura intitolato Kerberos e Tajikuishi, la ragazza della rara Tokei. Questo manga è un crossover tra la Kerberos e la Tajikuishi, l'altra saga che Oshii ha portato avanti per tutta la sua carriera. Per capire cos'è la Tajikuishi bisogna quindi tornare alla fine degli anni 70. Al periodo del suo esordio nel mondo dell'animazione come storyboarder allo studio Tatsunoku, dove lavorava a diverse serie della saga Taimbokan, famosa in Italia per titoli come Yattaman, I Predatori del Tempo e Calendar Man. Ai tempi Oshii vedeva il proprio futuro nel settore ancora molto incerto ed esorcizzava la paura di rimanere senza il lavoro fantasticando sulla sua possibile vita da barbone. Ed è durante una di queste fantasticherie che Oshii crea la figura del Tachiguishi, il cui nome è un'unione di Tachigui, che significa mangiare in piedi, e Shi, maestro.
Nella sua testa, i maestri del mangiare in piedi sono queste figure leggendarie che si sono allenate nell'arte del mangiare in piedi negli stand e nello scappare senza pagare attraverso una serie di più o meno raffinate tecniche del raggiro. Oshii inizia a far apparire, brevemente, per gioco, queste figure in alcuni degli episodi delle Time Bokkan a cui lavora. Nel 1980 la carriera di Oshii prende definitivamente il decollo quando gli viene affidata la regia del primo centinaio di episodi dell'adattamento del manga di Rumiko Takahashi, Urusei Yatsura, ed è su questa serie che i Taichoku Ishii appaiono per la prima volta nella loro forma definitiva. Più precisamente è l'episodio 99, intitolato proprio Taichoku Ishii Wars, che vede l'introduzione di Foxy Crocchetto Jin, il personaggio che è un po' il simbolo della saga, a cui Oshii ha anche dichiarato di essere molto affezionato. La trama dell'episodio è incentrata su una gara di abbuffata a cui partecipano i protagonisti di Lamu assieme a diversi Taichoku Ishii, tra cui proprio Jin, che è decisa di mostrare al suo maestro di essere diventata degna del titolo di Taichoku Ishii. Dopo questa prima apparizione, i Taichoku Ishii, e più in generale l'atto del mangiare in piedi senza pagare, iniziano ad apparire in molte delle opere successive di Oshii. Già nell'87 li ritroviamo nello spettacolo radiofonico While Waiting for the Red Spectacles, in cui si parla di un incidente con i Kerberos che ha portato alla morte di un Taichoku Ishii, e che è stato uno degli eventi a portare l'opinione pubblica contro l'unità speciale. Nel film The Red Spectacles veniamo poi a sapere che dopo lo scioglimento dei Kerberos il governo ha reso illegale i luoghi dove era possibile il Taichoku, ovvero il mangiare in piedi, e nel corso del film vediamo Koichi recarsi a un locale clandestino di Taichoku dove incontra un suo vecchio amico, un Taichoku Ishii che ha rinunciato alla sua arte. Per tutto il film aleggia anche la presenza fantasmatica di Foxy Crocchetto Jin, interpretata qui dall'attrice Mako Yodo. Tralasciando le fugaci apparizioni del Taichoku in opere come Pat Labor, Gosenzo-sama Banbanzai e Talking Head, la successiva apparizione importante della Taichoku saga avviene nella seconda parte del manga Kerberos Panzer Cop, quella rilasciata tra il 99 e il 2000, in cui Mamoru Oshii e Kamui Fujiwara hanno raccontato la rivolta e lo scioglimento dei Kerberos. In questi due capitoli, Oshii riconferma la connessione tra le due saghe rivisitando ed espandendo l'incidente che aveva portato alla morte di un Taichoku Ishii che già aveva raccontato in While Waiting for the Red Spectacles. La svolta per la Taichoku Ishii saga avviene nel 2004, quando Mamoru Oshii scrive un romanzo intitolato Taichoku Ishii Retsuden interamente dedicato a questa saga. Mai arrivato in Occidente, si tratta in realtà di un libro che Oshii scrive già con l'intenzione di trasformare in un film, consapevole che è più facile proporre ai produttori cinematografici un adattamento di un romanzo piuttosto che una storia completamente nuova. Il progetto si concretizza poco tempo dopo l'uscita del romanzo e nel 2006 arriva al cinema il film di Taichoku Ishii Retsuden. Taichoku Ishii Retsuden è un film realizzato con una tecnica piuttosto peculiare che Oshii ha soprannominato Super Live Animation e che consiste in un'animazione digitale realizzata utilizzando delle foto scattate agli attori e alle ambientazioni. L'effetto finale ricorda un po' i kamishibai, i teatrini di carta che offrivano spettacoli itineranti per i bambini e che conobbero il loro massimo splendore in Giappone a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. Questi spettacoli raccontavano spesso le gesta di grandi eroi popolari ed è un po' quello che fa anche Taichoku Ishii Retsuden, come se volesse raccoglierne l'eredità culturale in una maniera un po' scherzosa. Il film è infatti un finto documentario basato su un saggio altrettanto fittizio che raccoglie e discute le leggende che circondano le vite dei Taichoku Ishii, ripercorrendo l'evolversi delle loro tecniche di pari passo con la storia del Giappone del secondo dopoguerra. Oshii scrive il film con l'intento di realizzare una storia comica piena di gag assurde e narrata con uno stile molto cerebrale, che gioca con la lingua e che si diverte a srotolare discorsi lunghi e pomposi facendo il verso ai documentari veri e intortando un po' lo spettatore esattamente come fanno i Taichoku Ishii stessi con i ristoratori loro vittime. La versione della storia giapponese che Oshii propone è chiaramente esagerata e piena di avvenimenti falsi, come anche la vita dei Taichoku Ishii che viene detta essere a metà tra il vero e la leggenda. Ma sotto queste esagerazioni Oshii nasconde comunque i suoi reali pensieri su alcuni aspetti della storia giapponese e degli eventi che l'hanno segnata. I Taichoku Ishii e le loro filosofie rappresentano in modo abbastanza esplicito il modo con cui Oshii vede alcuni tipi di attivismo politico e intellettuale e la loro relazione con i cambiamenti della società giapponese del dopoguerra.
In un certo senso, prosegue il discorso che aveva già affrontato in The Red Spectacles, questa volta però in una forma più estesa e più saggistica. Questo è però uno strato un po' inaccessibile a chi non conosce bene la storia del Giappone e il pensiero di Osci. Le riflessioni sulla storia sono diventate sempre più una costante nei lavori di Osci degli anni 2000, ma per lo più sono purtroppo relegate a romanzi come Kerberos Panzerjäger o Pax Japonica, che per ora non sono mai stati tradotti dal giapponese. Un'eccezione è Meiji, una restaurazione canina, manga del 2010 scritto da Osci e disegnato da Tetsuya Nishio, noto character designer e animatore, che racconta con uno stile comico e sintetico il periodo della restaurazione e che è stato pubblicato anche in Italia da Ikari Edizioni. Anche Tachiguishi Retsuden è arrivato in Italia grazie all'essere stato presentato al Festival del Cinema di Venezia e ha avuto una distribuzione grazie al portale di streaming legale Vid, su cui è ancora disponibile sottotitolato in italiano. Tachiguishi Retsuden riconferma ancora una volta il legame tra la Kerberos e la Tachiguishi Saga, e al suo interno i riferimenti alla Kerberos sono diversi. Ma più in generale, il film è pieno di curiosità legate al mondo di Mamoru Oshii. Per esempio, molti dei personaggi sono interpretati da suoi amici e colleghi, come Kenji Kamiyama, direttore dell'animazione di Jinro, nonché regista della serie Ghost in the Shell Standalone Complex, Kenji Kawai, compositore delle colonne sonore di molti suoi film, Toshio Suzuki, produttore che ha fondato lo studio Ghibli assieme a Miyazaki e Takahata e che pochi anni prima aveva anche prodotto Ghost in the Shell 2 Innocence di Oshii. A seguire, Oshii realizza nel 2006 e nel 2007 Onna Tachiguishi Retsuden e Shin Onna Tachiguishi Retsuden. Il primo è un cortometraggio che svela cos'è successo a Foxy Crocchetto Jin dopo gli eventi raccontati nel film Tachiguishi Retsuden, mentre il secondo è un film composto da 5 cortometraggi, 2 diretti da Oshii e 3 diretti da altrettanti registi ospiti, incentrati su 5 donne Tachiguishi create per l'occasione. I cortometraggi sono girati tutti in live action, alcuni con diversi effetti in CGI, e sono inediti in Occidente. Torniamo infine a Kerberos e Tachiguishi, la ragazza della rara Tokei, manga del 2006 scritto da Oshii e disegnato da Mamoru Sugiura, che segna l'ultima incursione, per ora, nell'universo della Kerberos saga. In questo manga, Oshii fa confluire definitivamente le due saghe dopo che avevano già condiviso alcuni personaggi e l'universo narrativo per anni, e pertanto si tratta dell'opera più incomprensibile per i novizi delle due saghe perché piena zeppa di rimandi a tutte le opere che l'hanno preceduta. La storia racconta del passato di Foxy Crocchetto Jin come Cappuccetto Rosso, le ragazze vestite in rosso che svolgevano il compito di corrieri di esplosivi per i terroristi di estrema sinistra che Oshii aveva introdotto in Jinro Uomini e Lupi. Questo manga è infatti anche il tentativo di Oshii di realizzare la propria versione della storia di Jinro, visto che Okiura aveva apportato diverse modifiche alla sceneggiatura e alla visione generale di Oshii. Anche qui infatti sono centrali la fiaba di Cappuccetto Rosso, il tema di un amore proibito tra un terrorista e un pubblico ufficiale, e quello dello spionaggio e controspionaggio tra la pubblica sicurezza e l'unità speciale Kerberos, ma il risultato è drasticamente diverso. La Rara Tokei, del titolo del manga, è un riferimento all'omonimo manuale realizzato da un'organizzazione terroristica giapponese negli anni 70 che contiene insegnamenti sulle tattiche da guerriglia e sulla creazione di bombe casalinghe. La cellula che ha realizzato il manuale si chiamava Wolf Cell, riferimento che Oshii utilizza per arricchire la figura del lupo che aveva introdotto in Jinro, con dei tratti di disobbedienza e ribellione, cambiando quindi l'esito delle vicende di Cappuccetto Rosso e il lupo. Mentre in Jinro risultava impossibile una fuga dalla narrativa della fiaba di Cappuccetto Rosso, nella ragazza della Arara Tokei la fluidità dei ruoli di Cappuccetto Rosso e del lupo porta a una contaminazione e a una sintesi tra i due, dando vita al personaggio di Foxy Crocchetto Jin che, quasi letteralmente, riesce a trovare una via di uscita dalla narrazione di Cappuccetto Rosso abbattendone i muri di confine con le bombe. Paradossalmente, Kerberos e Tachiguishi, la ragazza dell'Arara Tokei, è l'unico manga della Kerberos saga a essere arrivato in Italia, nonostante sia quello più difficile da approcciare dei tre. È stato infatti pubblicato nel 2013 da Magic Press in un elegante volumetto unico.
un manga la cui lettura è consigliata solo a quegli appassionati di Oshi e di queste due saghe che già hanno visto gli altri film e vogliono scoprire un altro angolo di questo universo. Anche perché lo stile criptico della sceneggiatura di Oshi e i disegni confusionari di Sugiura lo rendono di difficile approccio. E più in generale si tratta di un'opera di diverse spanne sotto rispetto al resto. Si conclude qui questo breve excursus su queste due saghe che rappresentano uno dei tasselli più importanti per comprendere meglio la personalità di Mamoru Oshii come regista e narratore a tutto tondo, ma anche per conoscere alcuni lati della storia e della cultura giapponese meno conosciuti. Purtroppo molte di queste opere sono di difficile reperibilità, ma spero che questo mio video possa essere un punto di partenza per renderle più popolari e spingere per una pubblicazione in Italia, sia dei film che dei manga inediti. Io, come al solito, vi invito a mettere mi piace al video, a iscrivervi al canale e a lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate di queste opere, se avete visto qualcuno di questi film o se avete intenzione di recuperarli. Vi lascio in descrizione anche i link alla mia pagina Facebook, al blog e al gruppo e canale Telegram dove potete interagire con me e la piccola community di Terre Illustrate. Al prossimo video!